le interviste matrimonio senza barcode e Liberi TV. Abbiamo Gianni Colacione che anche questa volta ci ha seguito. Siamo da Eroi del Pensiero, siamo al Pigneto in via Romanello da Forlì 7, è un bel posto, vi consiglio di venire ovviamente. Noi siamo qua per un workshop sulla comunicazione, il web writing, la comunicazione è anche video, social, foto, insomma a tutto tondo. Ne abbiamo parlato per tutta la giornata e tra i nostri docenti c'era Giuseppe Rocco Martino, che è anche presidente dell'associazione Matris Lingua e ci spiegherà anche nel dettaglio di che si tratta. Abbiamo visto come nascono le parole e i filtri imposti da noi stessi e dall'esterno nella comprensione e nell'utilizzo delle parole. Rocco, spiegacelo bene tu. Dunque, Matris Lingua è un'associazione culturale, per il momento null'altro, di professionisti vari, da esperti di giurisprudenza europea, filosofi, paleografi, ingegneri, insomma un po' di tutto. Ci siamo incrociati grazie ad alcune attività politiche, in modo particolare il Partito Radicale e il Partito Pirata. E abbiamo scoperto di avere delle cose in comune in riferimento anche ai nostri studi, alla nostra professione, da cui il nome anche Matris Lingua, cioè ogni cittadino ha diritto alla propria lingua madre. Attualmente sul pianeta, secondo la Ethnologos, che è anche un sito, sono registrati qualcosa come 6.000 lingue parlate su questo pianeta, e la diversità delle lingue è anche connessa alla diversità di pensiero, di ragionamento, alla ricchezza di dialogo fra le persone. Ora, poiché queste istituzioni sovranazionali che stanno nascendo, dovute alla globalizzazione, necessarie dal punto di vista economico, ma dal punto di vista istituzionale è ancora purtroppo arretrata, e queste istituzioni sovranazionali in realtà rischiano di impoverire la diversità e la ricchezza di pensiero umano. Pensate all'Europa, che ha ridotto praticamente le lingue per 500 milioni di persone, perché tanto siamo i cittadini di quella che avrebbe potuto essere la patria europea, invece attualmente è praticamente un'associazione di governi, di stati, non è la patria europea, insomma. Ridotti a solo due lingue, l'inglese e qualche volta il francese, qualche volta il tedesco. L'italiano è stato espulso, eppure l'italiano è una delle lingue fondatrici. Nonostante negli statuti dell'Unione Europea ci sia scritto che devono essere usate le lingue dei paesi membri. Però attualmente in Europa ci sono 44-45 direzioni generali, che sarebbero l'analogo dei ministeri, parliamo così. E queste direzioni generali hanno una grande autonomia, fanno quello che pare a loro, insomma, che pare a loro nel senso a quali gruppi politici, sociali o economici sono asserviti queste burocrazie, perché è una burocrazia potente, molto più delle lobby, insomma. E noi come Matris Lingua, anzi siamo nati come Matris Lingua in seguito a una battaglia fatta contro una di queste DG, in modo particolare Frontex. Frontex è la direzione generale, cioè il Ministero dell'Unione Europea, che avrebbe dovuto gestire in modo umanitario ed efficace l'immigrazione che arriva dai paesi dove c'è la guerra, c'è la fame, o le torture, o altre, semplicemente libera circolazione degli esseri umani, insomma, gestita malissimo. Insomma. Abbiamo chiesto la documentazione in lingua italiana e questi di Frontex, piccate addirittura, hanno risposto no, perché la lingua che noi usiamo è solo l'inglese. Siamo andati avanti a discutere a forza di citazione di regolamenti, di leggi proprio di fondative dell'Unione Europea, alla fine ci siamo dovuti rivolgere al mediatore europeo, l'Ombudsman, che attualmente è una donna, la quale dopo tutta una serie di verifiche ha dato ragione e ha costretto a Frontex di pubblicare non solo la lingua italiana, ma in tutte le 24 lingue parlate dai 28 paesi europei, pubblicare i risultati delle proprie attività. Perché loro dicono, vabbè, la nostra lingua di lavoro, una lingua veicolare ci vuole, ed è l'inglese. Dico, sì, va bene, la lingua di lavoro, ma il prodotto che fate deve essere comprensibile da ogni cittadino europeo. Cioè ognuno ha diritto alla propria lingua madre.
Noi forti di questo, non solo da un punto di vista formale, perché la lingua madre significa pensare in un certo modo, e la lingua, o il linguaggio in generale, se volete, non è solo espressione di un pensiero, ma questa è la lingua per pensare. Cioè le parole, un gruppo di parole di ogni lingua che abbiamo scoperto, sono le stesse parole nelle varie lingue. Cioè uno stesso gruppo di parole dette a un italiano, un utente italiano, comunque un nativo italiano, ha un effetto cognitivo. Quel gruppo di parole dette in tedesco a un tedesco ha lo stesso effetto cognitivo detto a un francese in francese, ma abbiamo scoperto così anche per le lingue molto più antiche dei 2-3 mila anni del greco, latino, dei 1000 anni dell'italiano, del francese, i 500 anni dell'inglese, che sia, insomma, anche in lingue molto più antiche, come per esempio alcuni dialetti del Mozambico, il Chivabawa, oppure in una lingua forse la più antica parlata dagli umani, che è il Lingala, parlata nel Nord Kivu della Repubblica Democratica del Congo, che è una lingua che forse ha più di 6.000 anni, che è una lingua più antica sotto questo aspetto parlata, di cui sono rimaste tracce, insomma. Anche in quella lingua abbiamo trovato che lo stesso gruppo di parole che in un italiano fanno un effetto cognitivo, cioè un tipo di ragionamento, lo fa anche il Lingala. Quindi questo ci ha confermato in qualche modo quelle che furono le intuizioni di molti linguisti e molti filosofi. E da qui, ecco qui la prova, come dire, genetica, non solo antropologica, non solo etica, che ogni essere vivente ha diritto alla propria lingua madre. Una lingua di 6.000 anni che oggi è possibile piegare, diciamo così, anche ad un linguaggio web, quindi anche i social. Certamente, indipendentemente dal supporto del veicolo, dal drive, diciamo così, che si tratti della scrittura su un supporto di papiro o di un grafito su una pietra, o si tratti di un post o una keywords per i SEO o un tag, qualunque cosa sia, c'è questo gruppetto di parole che sono connesse e connaturate all'essere umano, e oggi addirittura qualcuno sostiene che di averlo trovato geneticamente sul cromosomo umano numero 7, c'è una ricerca fatta proprio da un italiano, uno psicologo paradossalmente, che ha avuto un premio per la biologia. Cioè, in realtà la scoperta la fece i tedeschi, ma non se ne erano accorti. Questo italiano, che insegna all'Università di Pavia, facendo una supervisione a questo lavoro dei tedeschi, ha scoperto questa cosa. Potrebbe non essere gratificante. No, ma in genere è così. Perché c'è pensato, il tedesco non è per l'italiano. Ma c'è una caratteristica, per esempio, la lingua tedesca, una lingua che si presta bene molto per i concetti astratti, perché è una lingua costruita per sostantivi astratti. No? Pensate a quella più famosa, la Weltanschauung, no? Queste parole lunghissime che in realtà sono più parole, no? Tre parole legate insieme in un'unica parola che non tecnicamente si dice sintagma, e permette di manipolare simboli astratti molto ricchi, molto forti, e non a caso dai tedeschi è venuto Kant, è venuto Goethe, è venuto Marx, no? Sono venuti, no? Molti grandi pensatori, insomma, no? Ovviamente pagano il prezzo in un altro modo, in termini di, come dire, di capacità previsionale, con capacità previsionale un po' bassina. Pensate, tanto per fare la battuta sui tedeschi precedenti, che hanno scatenato praticamente due guerre mondiali, tutte e due perdute, con tutti e due disastri, insomma. Ma prima di loro ci avevo provato anche quando erano sotto la Prussia con Bismarck, insomma. Perché è una lingua che permette di fare certi tipi di ragionamenti. Per esempio, diverso è la lingua italiana, che permette di lavorare molto di più su quelle che sono le procedure per raggiungere un obiettivo. Tener conto di quello che accade durante il percorso. Io faccio l'esempio di queste due lingue, ma ogni lingua ha i suoi pregi e i suoi vantaggi, perché ogni lingua, se selezionata in base alla capacità di quel gruppo di umani di sopravvivere in quell'ambiente lì. No? Una domanda che mi viene così, anche da figlia dell'ignoranza, non è la mia materia: è più facile raggiungere un obiettivo se pensato in una lingua piuttosto che in un'altra? È insidiosa, come domanda. È insidiosa, ma la risposta può essere in questi termini. Così faccio un esempio più concreto. Un gruppo di queste parole è efficace se usato in un certo modo proprio per progettare, cioè pensare quello che ancora non c'è, pensare i futuri possibili. Questo stesso gruppo di parole,
poiché aiuta a pensare, cioè stimola quelle zone della corteccia cerebrale sulla progettazione, però abbassa o comunque non stimola quel gruppo di zone del cervello che servono per la programmazione. Allora, progettare, pensare ai futuri possibili, programmare e quali sono i passaggi da fare passo dopo passo per raggiungere quel progetto. Quindi una stessa parola, faccio uno degli esempi, è quella che usiamo tutti, cioè la parola tutti. Tutti tecnicamente è chiamato un quantificatore universale e lo diciamo con tutti quanti continuamente. Buongiorno a tutti. Entra in una stanza e dice buongiorno a tutti. L'uso di questo avverbio, in questo caso specifico, della parolina tutti, diciamo così, per produrre la parola tutti, io ho attivato alcune zone del cervello, ma anche per capire che io dicendo tutti intendo quella cosa lì, ma anche chi mi ascolta, attiviamo quella zona di cervello. Quella zona di cervello, che è correlata a elaborare, produrre, capire la parola tutti, è la stessa correlata a prevedere le conseguenze a lungo termine di un obiettivo. Voglio fare X entro i prossimi 3 anni, poi che succederà dopo? La parolina tutti stimola la zona del cervello per dare una risposta a quella che accadrà dopo. E questo è un vantaggio, perché stimola quello che è il senso di responsabilità, l'aspetto etico, l'affidabilità nel tempo delle cose. Però l'uso di questa parola mi abbassa, cioè impedisce a quel gruppo di cellule per pensare che cosa farò domani. Non è adatta per la progettazione. A meno che io non specifichi tutto chi. Allora, le persone brave, cioè che raggiungono obiettivo, sanno fare, sono quelle che entrano in una stanza e dicono buongiorno a tutti i presenti. Oppure, se non usano la parola presente, cioè stanno a specificare tutti chi? Tutto il mondo, l'universo conosciuto. Oppure non usano la presente, però usano, come si dice, la deissi, la cinetica, guardano le persone. Buongiorno a tutte, guardano uno per uno le persone. È come dire tutti i presenti. Queste sono le persone che progettano, prevedono, realizzano, sono gruppetti. Quindi, e questa parola tutti l'abbiamo trovata, Immer per i tedeschi, Minden per gli ungheresi. Io non oso pensare alla confusione mentale di queste persone. No, guardi, per esempio nell'Ingalà, in questa lingua antichissima del nord di Kivu, insomma, lì è una situazione drammatica perché c'è la guerra continua a causa del coltan, cioè questo minerale che serve a noi per drogare i cellulari, sì. Perché dal minerale coltan estraggono un elemento chimico, il gadolino, tanto per capirci, che serve a drogare il cellulare, cioè il cellulare, ma non solo il cellulare, ma tutto ciò che è elettronico, dal motorino dei frigoriferi, della lavatrice, qualunque utensile che noi usiamo, dai motori alle macchine, perché senza questo elemento la CPU del cellulare durerebbe 10 anni invece dei 2 anni. È come si chiama? L'obsolescenza programmata. E questo coltan, questo minerale che sta lì, in questa zona dei grandi laghi, in modo particolare nel territorio della Repubblica del Congo, è piena di questo gadolino, insomma, per cui c'è una guerra continua lì, cioè, quindi costa tantissimo. Ora, le persone che riescono a salvarsi da quella guerra, quel disastro, quel dramma, sono quelli che sono in grado di usare questo gruppo di 16 parole a seconda della situazione, si salvano dalla guerra, non vanno lì, riescono a sfuggire anche a quei soldati mercenari che vanno a catturare nei villaggi i ragazzini e le ragazzine per farle per trasformarli in lavoratori in queste cave, ovviamente non pagate perché sono schiavizzati, o addirittura come trastullo per i soldati, insomma, no? Per le ragazze e così via. Sono quelli che riescono a salvarsi. Quello abbiamo fatto, ricordo, ho fatto 4 giorni di full immersion con i giornalisti della radio, TV, stampa della Repubblica del Congo, i cui familiari sono stati vittime di questi soldati, e qui si salvava per queste caratteristiche. Tanto per fare un esempio più vicino a noi, nemmeno un anno fa l'ho fatto per le donne della polizia. La polizia è specializzata in andare nelle case quando c'è una chiamata diretta da un vicino dove c'è una donna che viene picchiata, maltrattata, insomma, quelli che sono gli articoli del maltrattamento in famiglia, o sui minori, o addirittura fino alla persecuzione, cioè lo stalking, o il femminicidio cosiddetto. Ricordate che nel codice penale non c'è scritto la parola femminicidio, è un reato perché non esiste. E sicura non riguarda quello che succede in Italia. La mia è una battaglia personale, quindi ti appoggio. Esatto, quindi per esempio una donna poliziotta che entra in una casa perché è arrivata una telefonata vicina, che sente urlare, se la donna poliziotto conosce questo gruppetto di 16 parole, sa quali sono le domande da fare
in presenza della vittima e del torturatore, insomma, perché c'è anche la violenza psicologica che è più sottile e anche più pericolosa, perché non si capisce bene, non c'è il reato, ma è predittiva del reato, quando questo gruppo di 10 parole non è coordinato in un determinato modo. Oggi l'abbiamo scoperto, cioè è come se noi avessimo dei marker che ci potranno dire in anticipo se quell'uomo lì o quel maschio lì, perché in genere è il maschio che è regredito, no? E quel maschio non è diventato uomo, o addirittura era uomo ed è regredito indietro, che diventa violento. Attraverso l'uso di queste strutture linguistiche sappiamo qual è la predisposizione, cioè l'atteggiamento mentale, o nel medico, che è il lavoro che faccio io di formare i medici nel saper comunicare con i pazienti. Il medico che sa convincere il paziente a seguire le prescrizioni, le diagnosi, eccetera eccetera, si dice che sa fare la compliance, no? Quando il paziente aderisce ai programmi informativi di cambiare comportamento, di prendere i farmaci, non prendere i farmaci, questo ci permette di salvare 15.000 vite umane solo in Italia. Quando il medico non sa usare o non sa parlare col paziente, perché poi non è una questione di tempo, il medico dice io ho 9 secondi, 2 secondi, un minuto per visitare il paziente, beh, in quel minuto se te usi questo gruppo di parole in modo corretto, e i medici che prendono a cuore la propria professione, cioè che lo fanno anche per la componente di missione, ormai i medici che lo fanno per missione non c'è più. In Italia abbiamo psicologia medica, che è da poco che è obbligatorio nell'università, prima era una materia a caso, no, che è decisiva. Quindi i medici bravi sono quelli che fanno risparmiare 15.000 persone all'anno che non muoiono, perché il medico ha saputo usare le parole adatte per essere preciso e persuasivo. Quindi possiamo dire questo gruppo di parole in realtà è il linguaggio della precisione e della persuasione, per far pensare l'altro, non per comandare sull'altro, non per manipolare, anzi è lo schema per individuare le fake news, per individuare i manipolatori, per individuare gli strateghi, cioè è uno schema difensivo. Infatti stavo pensando di fare una sorta di manuale di autodifesa del cittadino, quando tu senti parlare anche l'istituzione, no? Allora l'istituzione ti manda lettere, dice gli emolumenti in riferimento alla fiscalità dell'anno 2017 è 140, oppure pensa all'assicurazione, il premio assicurativo è tot, ma ci vai a pensare che il premio significa quello che tu devi pagare? Non è un premio. Mi viene la parola convincere, no? Convincere. Ecco, vincere il compito piuttosto che vincere. Allora, Pannella usava molto nel 2007, io facevo lavoro per conto per Marco Pannella. Facciamo un test per individuare tutti i dirigenti del Partito Radicale, allora erano una quarantina, mi ricordo, a Via Torre Argentina, riuniti per 4 giorni di seguito, dove facciamo il test su come loro usavano questo gruppo di parole, e abbiamo scoperto che Pannella era l'unico che sapeva usarlo in modo efficace per ognuno di questi. Perché non mi stupisce questa cosa? Ma non è facile, perché saperlo usare in questo modo significa che non sei più un politico egoista, non sei più un politico di parte, di partito, perché partito vuol dire parte, ma sei un politico che forse, ecco, potremmo dirlo, l'abbiamo trovato nella Costituzione italiana e in nessun'altra Costituzione dei 196 paesi accreditati all'ONU. L'articolo 67 della Costituzione italiana dice ogni rappresentante, cioè chiunque venga eletto in Parlamento, oltre ad avere il divieto di vincolo di mandato, cioè non deve ubbidire al proprio partito, ma deve ubbidire al Parlamento, quindi tutti i partiti, deve rappresentare la nazione, deve rappresentare ogni cittadino, cioè ogni parlamentare deve essere libero di pensare, indipendentemente dal proprio partito, che è una parte, ma deve pensare alle leggi per fare gli interessi di tutti i cittadini, soprattutto di quelli che non l'hanno votato. Se no, che politico sei? Beh, così c'è solo Marco Pannella. C'era, c'è, perché il pensiero di Marco Pannella fortunatamente è diffuso in tante altre persone, insomma, l'abbiamo trovato in tanti altri, chi in un pezzo, chi in un altro. Diciamo così, se nell'attuale Partito Radicale, il Partito Radicale Transnazionale, non quelli che non sono più radicali, cioè si chiamano radicali ma non sono più radicali, parlo di quelli, ci sono 9 persone che messe insieme ragionano come faceva Marco Pannella. Questa scissione meravigliosa. Ci siamo allontanati un po' dalla giornata, ma sono sicura che è stato interessante. Se Liberi TV non ha altre domande,
Io chiuderei il collegamento, ringrazio Gianni Colaccione, ringrazio Giuseppe Rocco Martino, Matres Lingua. Thank you.